Buon pomeriggio e bentornati sui canali di Io Gioco a Lucca, in diretta da Segrate. Sono qui in studio, con me c'è Alessio Lana, Ciao una a tutti. ormai presenza notissima, e abbiamo in studio, in collegamento, anzi, dietro le nostre spalle, due figuri loschi. Chi è che li riconosce? Paiono essere due autori di giochi italiani. Un po' pazzerelli, direi, già come Un si po' tanto. presentano. Mi dicono anche di origini torinesi. Chi sono? Siamo trovati. Eh sì, ci siamo ritrovati. Allora, sono Walter Robert e Carlo Emanuele Lanzavecchia. Benvenuti, ragazzi. Identifichiamoci, Eh perché beh, qua certo, sì, è vero. Chi è chi adesso? No, perché ci siamo detti, mi raccomando, dato che stiamo insieme nello stesso posto, metti la mascherina, solo che non sapevamo quale delle due, allora Avete abbiamo del abbondato. tutto. Bene, allora siete anche in vesti di supereroi. Per quale motivo? Per questo, ta-dan! Per presentare il Perché è vostro uscito nuovissimo gioco. Capitan Wondercave, il nostro ultimo gioco, edito da Hook. Ah, si vede più vicino. Sì. Edito da Hook, con un tema un po' particolare. È un gioco con scatola multilingua, 8 regolamenti in 8 lingue diverse, e completamente a parte il regolamento. Tutto il resto del materiale è abbastanza, come si dice, non c'entra. Puoi usarlo che sei italiano, ungherese, polacco, Beh, lo usano un indipendente. po' in tutto il mondo. Universale, Dice è sì, indipendente universale. dalla lingua. Perché poi la cosa che dovrebbe far capire il tema del gioco è anche le nostre iniziali. Quindi è un gioco di Walter Robert e di Ecco Carlo perché Emanuele hanno scelto voi come Lanzavecchia. autori. Sì. Cioè, Bene. il gioco c'era già, noi abbiamo solo messo il nome Vi perché. hanno chiesto di presenziare Eh come sì. autori. Oh, benissimo. E vediamo un supereroe animale, un bel criceto che un po' vi Perché assomiglia, devo dire. Qual è la sua funzione? all'interno, vuoi dirlo tu che cosa c'è all'interno? Volete vedere anche dentro pure? Beh, Eh beh, magari certo. siamo molto curiosi. Vabbè, dai. Allora, dentro trovate un ottimo rotolo di carte igieniche, che nel caso finisce proprio per usare quello a casa, cioè Certo, non lo ah, puoi ecco. usare. Quindi si gioca Prendi pure all'infinito. le pedine dentro, così. Con. Faccio vedere il dato prima. Ah certo, un dado azione. Il motore del gioco. Ah, ecco. Con delle E poi immagini dopo evocative. sembrano dei cioccolatini, ma fate attenzione a non confondere perché sennò avete problemi. Ci sono delle. Come si possono definire? Dei baci, Perugina. Ecco. Hanno anche il ripieno dentro. Non l'ho mai No, assaggiato questo. E quindi dopo che abbiamo messo la scatola sul tavolo. allora, dopo che avete messo la scatola sul tavolo, il giocatore a turno prende il segnalino del nostro supereroe e la carta igienica diventerà il suo mantello. Al suo turno si lancerà il dado, per Esempio, esempio la faccio così, così. vuol dire tira di uno la carta igienica e aggiungi due Cioccolatini. cacche. Quindi io tiro di uno dei due e aggiungo due cacche sull'ultimo che ho tirato. Uno e due. Si ritira il dado. L'ultimo Oh, che esca, questo l'ultimo lo che tira esce con il giocatore successivo o sempre la lo stesso giocatore? pipetta. Queste sono bombe di cacannone, queste invece sono gocce di pipipetta. Per favore usate acqua però Sì, quindi nel si tira liquidatore. ancora fuori e con un C'è po' un di altro acqua si va a strumento. demolire la carta igienica. Dove sta il gioco? Nel momento in cui cade una cacca o si rompe la carta igienica, Sì, il giocatore prende tutta la carta igienica che ha tirato fuori e la tiene davanti a sé come punteggio. Quando tutti i giocatori hanno fatto il loro turno, vince il giocatore con la carta igienica più lunga. L'hai bravissimo. visto? Ecco. E io ho perso, quindi adesso lo strappo. Lo scoring Eccolo è qua. alla Ecco, tavola. quello è il punteggio che ha fatto il giocatore. E può E poi tu prendi mandarlo il segnalino, lo riattacchi alla carta igienica e si passa al giocatore successivo. là. Corretto, Quante mani si corretto. possono fare? Uno solo, un Un one turno a shot. testa. Ed è un gioco fino a
da 2 a 6 giocatori, ma in realtà si può giocare... dipende dagli strappi. Dipende dagli strappi, bravo. Poi dipende anche dal doppio o triplo velo, perché c'è anche... Ah beh, giusto, certo. Beh, col monovelo è la difficoltà super hard, col triplo velo è un po' più facile, giusto? Sì, però dentro ci sono tutti le varie elementi cartotecnici da aggiungere al rotolo di carta igienica, a seconda che più leggero o meno leggero, per dare un po' di spessore. Sempre buttato lì, ma in realtà c'è da pensarci dietro. Cioè, non voglio neanche immaginare eventuali home rules che si possano applicare a questo gioco, ma non diciamole. Lasciamole scoprire ai giocatori. L'espansione bidet, ma si venderà solo in Italia, ahimè. E poi magari dalla versione di Arrea dove si mette... No, basta. State entrando molto nel dettaglio. Sì, l'espansione sarà tipo il rotolo con i fiorellini, quello profumato. Bravissimo, bravissimo. No, poi voglio solo dire una cosa, perché proprio sembra... Allora, due deficienti mascherati che tirano fuori un rotolo di carta igienica dalla scatola, non è uno scherzo, giuro, è prodotto. Quindi potete andarlo già a cercare... sui vostri store, c'è a Torino già Jolly Joker in anteprima per Luca, lo trovate anche su store online, Amazon, eccetera. Quindi è vero, giuro. Sì, sì, no, perché qua si scherza, ma siamo di fronte a due grandi autori come gli italiani, hanno fatto una marea di giochi, insomma. E siamo abituati alle cose più disparate. Walter ci ha anche fatto giocare con una clave in testa, per cui siamo un po' abituati a cose pazzerelle. Però questa devo dire che supera ogni aspettativa. Come vi è venuta questa idea? Non vogliamo sapere dove, vogliamo sapere come. Dove Io ve la racconto io. Sì, eravamo in una delle nostre sessioni, eravamo a Jolly Joker a Torino, ci siamo trovati, di solito ci scambiamo idee, schizzi su carta, dei disegnini. Vi faccio vedere un progetto dove c'era un tubo con una fascia elastica che bisognava arrotolare. Un esploratore che doveva viaggiare su un ponte di corde, bravissimo. Ma era un po' difficile da concretizzare. Anche bravissimo, bravo. Perché lui, poi dopo io non so disegnare bene, dopo che gli spiego tutto, lui mi dice «Ah, ma no, non sembrava un ponte, sembrava che tiravi fuori un rotolo di carta igienica, un rotolo di carta igienica dalla scatola». E da quel momento... Da uno scherzo è nata l'idea geniale. È nato questo, e questo era il nostro prototipo. Quindi addirittura siamo in anteprima. Quello che avete presentato, avete avuto il coraggio di presentare a diversi editori, immagino. Sì. No, ma la cosa divertente è che buona parte degli editori, c'è stato un editore in particolare, non diciamo il nome, che eravamo a Essen, mi sembra, a Norimberga, scusami, eravamo a Norimberga. E il redattore è scoppiato a ridere, tutti gli altri redattori che erano intorno stavano facendo degli appuntamenti, hanno interrotto gli appuntamenti, sono venuti a giocare tirando fuori la carta igienica e lì ho pensato è fatta, certo. No, invece no. Però avete poi trovato qualcuno che ha creduto nella vostra idea. Il coraggio di buttarsi in una roba così. Tra l'altro in Germania a quel periodo lì c'era scarsità di carta igienica, quello il nostro prototipo era ancora più apprezzato con il lockdown che è arrivato. Dopo. Perché poteva essere utilizzato a doppio in uso. Diversi modi. Esatto. Fai 3 strappi per volta, si va tutti pari, ma almeno si va al bagno in modo insomma abbastanza agevole, diciamo. Cioè, nelle regole bisogna fare attenzione, c'è scritto che quando si è finito di giocare la carta igienica non va buttata, va ripiegata e può essere riutilizzata. Assolutamente sì, no, dobbiamo stare attenti all'ecologia. Ma invece come vi è venuta in mente l'idea del supereroe e del criceto? E soprattutto quali erano le altre idee alternative? Allora, l'idea nostra era quella di avere il supereroe il cui mantello era la carta igienica, ma era un supereroe umano. Sì. La Hook ha deciso di buttarsi giustamente su una parte più giocosa, più fantastica del criceto. Questa era la prima pinzetta che pungeva da tiratore di modellata carta igienica sulla forma di un supereroe nella classica posizione, è piaciuta subito. Però resta stata la fantasia dei E poi invece i criceti sono stati
della UC hanno inventato il criceto che va a combattere il cattivissimo dottor P, eccolo qua. Ah, eccolo. Col allora c'è fa il molto ridere. C'è il cattivone che lancia i proiettili dal cacannone e i proiettili dalla pipipetta. Tutte le versioni nelle altre lingue hanno dei giochi di parole come queste per rendere queste due armi molto particolari. Beh, sì, ci si può divertire parecchio con un gioco del genere, voglio dire, a livello creativo. Le di Kenner, apriamo poi le finestre. Questo è Kenner Spiel del prossimo anno. Beh, no, ce lo auguriamo, ovviamente. Io ve lo dico. Quindi è un gioco anche un po' di destrezza, di abilità. A che pubblico è indirizzato questo gioco? È un gioco per bambini e famiglie ed è uno di quei classici giochi che a noi piace inventare, ma soprattutto ci piace anche giocare perché anche quando non è il tuo turno è divertente vedere gli altri giocare. Quindi fa il classico effetto virale di una persona lontano dal tavolo che tira la carta igienica e che deve tenere in equilibrio le cacchette senza farle cadere. Ma qual è il record che avete stabilito finora o avete visto stabilire? Io ho fatto 12 strappi, tu? Però c'è un limite nelle regole, mi pare arrivi a 8 e poi finisce. No. Fin non quando non si... Sì, quello lì è stato tolto. Rompe la carta igienica si continua. Il record è suo, ma ho avuto una fortuna spacciata con il dado. Perché comunque ogni dado ti dà delle combinazioni diverse. Sì. E a volte devi tirare, forse c'è una goccia in tutto. Sì, ci sono due strappi e una goccia, oppure uno strappo e due gocce. Comunque, sì, ovviamente non è un gioco di estrema strategia, è un gioco divertente con un'altissima componente di abilità. Voglio dire, quando poi uno ci si trova al tavolo a fare una cosa del genere, no? E magari scappa, alla fine prende gli strappi che ha guadagnato e ce l'ha subito pronti. Ah beh, sì, certo. Sì. Cioè, metti caso, tu stai a casa di un amico, dici scusate, dovevo andare un attimo alla toilette, mi porto il punteggio dietro e rischi di essere... Cioè, di perdere la partita. Dal gioco. Sì, no. Noi al giorno di gioco, quando lo provavamo, abbiamo visto... avuto la prova, perché a volte veramente fai sta roba e poi dici io ero il più perplesso, devo ringraziare Carlo, è un genio, perché dice no, vedrai che questa roba qua piace, e io ho detto va bene, vai tu e fai, ed è stato così. Al giorno di gioco, mentre lo provavamo, un certo punto si è introntavolo a ridere e ci siamo girati e hanno smesso di giocare, stavano guardando noi fare i cretini con questa roba qua. E lì è stata la prova che funziona e attira molto l'attenzione anche. Immagino sì, giocarlo magari in una di quelle manifestazioni che tanto ci mancano, in mezzo al pubblico, con dei tavoli, con insomma le risate che sicuramente attirano l'attenzione, ma ancora di più i componenti del gioco e anche la scatola, devo dire, che è molto evocativa. Sì, no, sì. È ancora una curiosità. Secondo me scusa, non abbiamo capito. No, continua pure, scusami Carlo. Ma dicevo, secondo me è stato fatto un ottimo lavoro da parte dell'editore, perché comunque vendere, in questo gioco è di listino 16,90, mi sembra, al pubblico. Molto riuscire possibile. A rivendere su una scatola di queste dimensioni, a fine della fiera, con un carta igienica, un po' di puzzini in legno, eccetera, una sorta di party game, la bravura sta anche nell'illustrare nel meglio possibile che cosa c'è dentro e come si gioca. Adesso ci sono già diversi tipi di gameplay su YouTube che aiutano molto. Abbiamo avuto un buon riscontro durante l'ultima Spiel Digital e speriamo che si vada avanti il più possibile, anche perché ce n'è tanto bisogno, tanto bisogno. E considerando il tema un po' particolare e anche insomma conoscendo la caratteristica tedesca un po' più seria come tipologia di approccio, ecco, quanto è stato difficile proporre una tematica di questo tipo al mondo ludico tedesco? Bisogna dire che gli editori, quando ci vedono entrare, già se non ridono, sorridono. Vi conoscono. Delle cose piuttosto, se non altro, originali. E quindi da questo punto di vista siamo facili. Ha sorpreso anche noi il fatto che venisse poi scelto da un editore tedesco sì. Che normalmente su queste cose sono un po' più serie. Noi siamo andati da francesi, francesi, americani, tedeschi,
Quelli più interessati, incredibilmente, erano due editori tedeschi, la spuntata la UC, mentre invece per i francesi sembrava troppo. Quindi abbiamo scoperto che i francesi stanno diventando più schizzinosi dei tedeschi. Peggio dei tedeschi, chi l'avrebbe mai detto? Allora, entrambi non scusa. Quindi erano avvantaggiati. Certo. Sempre più una coppia consolidata, Walter e Carlo, e sempre più orientati al mondo del gioco family o per bambini. Quale altra novità, se si può sapere, bolle nelle vostre pentole? Pentole, mi raccomando. Non si può ancora sapere. Ce ne sono due, cioè, se vuoi incominciare, perché poi dopo ci sono anche tu che hai qualcosa da singolo. Singolo, perché noi lavoriamo insieme, ma poi ognuno fa anche i suoi progetti. Certo. L'anno prossimo è in cantiere un gioco mio per Da Vinci, cosa da dire, family, bambini, una cosa abbastanza originale. Poi l'anno prossimo uscirà finalmente Espresso, mitico gioco delle tazzine, dei tazzini di caffè. Ho avuto il piacere di incrociarlo nei playtest. Ti ricordi? Sì. Di DLG andava molto forte e finalmente è andato un editore. Poi ovviamente tante altre cose che sono in cantiere, non so tu. Io ho 2021... di nostri ce n'è uno sui nastri di partenza, speriamo di avere l'ok il prima possibile, è un bel progetto con una grande casa editrice, speriamo di avere il via. Di mio prossimo anno, che posso dire, ne esce uno per un editore canadese, che è un party game quasi di disegno, ma non è realmente di disegno, te lo ricordi, un prototipo era Picasso, molto Picasso, che è molto divertente, si chiamerà in un'altra maniera, uscirà nel 2021, e poi avrò, cos'altro avrò? Ah, sì, un gioco con un editore coreano, di cui non possiamo ancora dire molto, e poi una piccola linea di tre giochi per un editore italiano, di cui non possiamo ancora dire molto, perché mi ci dispiace, ma giuriamo, vorrei dirvi la qualunque, solo che ci sono dei blocchi. Certo, chiaro, capiamo, ma allora ci magari riaggiorneremo più avanti per qualcosa di più pronunciabile in questo momento. Solo un piccolo commento da parte vostra su questa Lucca Changes e in generale su questa mancanza di fiere diciamo in presenza, che per due autori come voi immagino siano un po' un limite, visto che girate spesso anche per proporre i vostri prototipi. Che cosa dire, noi in questo momento dovevamo ovviamente essere tra gli stand di Lucca. La scorsa settimana dovevamo essere con due trolley carichi di giochi a Essen. Questa cosa purtroppo abbiamo anche visto che è stata posticipata a Norimberga, un po' ci sega le gambe per coinvolgere correttamente gli editori sui nostri giochi, perché puoi giocare questo gioco finché vuoi, perché glielo spieghi anche in chat, chiaro, ma finché non l'hai in mano è molto difficile capire il feeling, l'appealing del gioco. Cioè, no, è chiaro, certo. Cioè, il gusto della toilette è difficile da spiegare in chat, poi. No. Hai ragione, poi abbiamo messo anche un profumatore dentro, molto carino. Che aiuta. Anche dal nostro punto di vista di autori, anche le DLG che erano una serie di appuntamenti, quest'anno saremmo arrivati a 20 addirittura in tutta la nazione, non siamo riusciti a fare, a parte la prima di Parma, e l'ultima è saltata a Mantova proprio questi giorni. Sì. Speriamo, so che la situazione si normalizzi prima o poi. Sì, che il prossimo anno ci vediamo fisicamente. Trovare, abbracciare. Ci contiamo anche noi. Vai, sì, per ora richiamoci in bagno, no, o meglio, i prossimi ospiti, non in bagno però, qui allo studio. Quindi salutiamo i nostri amici. E tra un po' ci saranno Stefano Castelli, Pierluca Zizzi, Acchiappasogni, giuro non sto leggendo, per scoprire i giochi nella bag di Lucca. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao, buon grazie. Proseguimento. Volate sempre. In alto. Ciao.